La Teramo Ambiente è diventata tutta pubblica. Ieri è stato firmato l'atto che ha trasformato la società in house. Sì, una giornata storica, straordinaria per la storia politica amministrativa della nostra città. Teramo Ambiente, dopo 25 anni della sua nascita, diventa interamente pubblica in house, quindi è stato firmato l'atto di cessione delle quote e l'approvazione dello statuto che ne definisce quindi la nuova natura di società interamente pubblica. E l'obiettivo è assolutamente quello di valorizzare questa scelta, di dare una prospettiva ad una società la più importante del territorio comunale, ma di dare a Teramo una prospettiva in ambito provinciale e regionale per la gestione dei rifiuti, proseguendo nella strada che abbiamo avviato ormai da 3 anni, riduzione delle tariffe, miglioramento del servizio, gestione della società al servizio dei cittadini e non della politica, incremento della raccolta differenziata, non dimentichiamo che è uno dei risultati più importanti che abbiamo già colto, quindi andare avanti in questa direzione, perché è sicuramente una scelta strategica per il futuro della nostra città, non solo della Teramo Ambiente. I tempi per la nuova governance? Ma insomma, la settimana prossima ci sarà una nuova assemblea ordinaria, la prima del nuovo corso. Verificheremo adesso con gli uffici amministrativi e legali quelle che sono le procedure per gestire la fase transitoria. Io penso che nell'ambito che si entrerà a regime comunque nel mese di settembre.